Ma sì, praticamente. Fatto un po' di discorsini, però stavamo entrando nel merito di come funziona la morte psicologica. Avevo riassunto che la parte rilevante del processo si attiva solo a patto che prima di mettermi nella posizione di dover guardare me stesso, perché questo lavoro è un po' un'autopsicanalisi, capisci? L'agnostico non va dallo psichiatra, non ci va di solito, se sta facendo un lavoro psicologico ha poco senso, perché sarebbe come dire che lo psichiatra da fuori riesce a guardare come funziona il suo io meglio di come non possa fare lui da dentro. Ovvio che, come dicevamo prima, tipo 1, tipo 2, perché se il tipo 1, quello che in fondo lui dice lo scopo della vita è essere felici, la felicità chi gli dirà come raggiungerla? L'io. Quindi dirà: io per essere felice ho bisogno di questo, ho bisogno di quell'altro, per essere felice non posso avere tra le balle questo tipo di cosa, per essere felice devo avere quest'altra cosa. Per cui vedrà sempre la felicità come legata a un'informazione che è l'io che gli dice cosa vuole e cosa non vuole nella sua vita, che è quel pezzo di tempo che l'io già si è immaginato cosa deve fare, no? Che sarà diverso da come se lo immagina di sicuro, ma comunque se ne immagina lo stesso. Allora, se fosse del tipo 1, allora va bene, vada dallo psichiatra, perché lo psichiatra può darsi che gli dice quattro cose che sbloccano un io che ne bloccava un altro, perché tante volte la persona non è felice, non perché non ne ha la possibilità, ma perché in fondo inconsciamente si rifiuta di esserlo. L'hanno convinto che lui, non lo so, sai come ti dicono a volte i genitori d'antica, che niente sia senza soffrire, che la vita è purtroppo una, è un sacrificio, bisogna sacrificarsi, bisogna fare. E uno continua a dire questa cosa, alla fine se ti convince, cosa che di solito succede, magari poi tu crescendo, assorbito dal sistema, la società, gli amici ti dicono: no, guarda che ci divertiamo, ti stai divertendo, sì, allora. Il senso della vita così sofferenza in forma consapevole lo perdi e ti viene quasi di pensare che uno dovrebbe poter vivere e avere tutto senza fare un cazzo. Però inconsciamente, no, inconsciamente hai degli io che ti dicono: no, non ce la puoi fare. Quindi ti boicottano la vita. E anche di fronte a determinate situazioni, tu invece che magari trovarti una donna con cui potresti stare in pace, tranquilla e felice, ti vai a ritrovare sempre lo stesso tipo di donna o di uomo a seconda, no? Che ti pone in quella condizione di infelicità. Allora, in quella situazione, forse uno psichiatra potrebbe creare uno sblocco per farti vedere che c'è un collegamento e dire: guarda, che forse chi fa così è perché ha repressa una situazione di quel tipo. Lui, basandosi sull'osservazione esterna, crea dei casi tipo e magari ti crea uno sblocco in cui tu finalmente puoi esprimere degli altri io ed essere più felice. Quindi hai migliorato la tua vita, ma se sei un tipo 1, perché se sei un tipo 2 non cambia nulla. Se è un'auto psicoanalisi, evidentemente ha bisogno di uno psichiatra. Lo psichiatra, una delle sue caratteristiche, evidentemente, è lo strizzacervelli, è che ti lascia parlare senza giudicarti. Se cominciassi a parlare dello psichiatra, tu gli dici: sai perché mi sono da solo a casa, mi sono masturbato. Dice: masturbato? Ma sei un porco! Non ti può dire così, dici: ma come? Allora non dico più niente, Questo no? giudizio. Ecco, non può giudicarti. Lui ti giudica dentro, fa quello che gli pare, però apparentemente ti deve essere molto Esternamente. bravo a darti la sensazione, Sì. poi apri un po', la sensazione di non essere giudicato. Così l'io è come se parlasse con se stesso. Quando una persona è da sola su un'isola deserta, si spoglia nudo e cammina nudo, quando è per strada non lo fa, perché nella solitudine l'io si sente libero di esprimersi più facilmente. È per questo che lo psichiatra interno, che diventa la coscienza, non è uno che fa finta di non giudicarti, ma effettivamente non può giudicare. Perché come giudica, l'io cambia, si ritira e si va a inserire, proprio la coscienza non è più coscienza, ma diventa un io a sé stante che giudica gli altri, no? Questo che avevamo detto. Per ottenere lo psichiatra interno devo praticare quello che si chiama ricordo di sé, che è un movimento della coscienza, è un non movimento, nel senso che è uno stato che evochi, che ha a che fare con l'istante. Quindi vivere l'istante
il momento presente, la coscienza del momento presente, la coscienza delle cose senza una forma, ha a che fare con l'autoricordo, è un modo di evocare lo stato di autoricordo, che comunque una volta più o meno ognuno si fa la sua idea di che cos'è l'autoricordo, vuol dire essere con il proprio essere e non più con l'ego, no? Essere con la parte più intima e profonda. Ovvio che se uno inizia a dire ma come sarà l'essere, come sarà l'io, ma forse non ero nell'essere, ero nell'io, e inizia a fare questo tipo di dissidio interno, già mostra che è nell'io, cioè se c'è quel dissidio è nell'io, perché lo stato di autoricordo è uno stato in cui la persona cessa di giudicare. Se parte il giudizio non è l'essere, l'essere non giudica, la coscienza non si mette a fare le etichette, giudizi, quello è buono, quello è cattivo. Ed è molto semplice accorgersi di questo, non c'è bisogno di dire ma sarà l'essere o sarà l'ego? No, è una domanda che non sussiste, perché nel momento in cui tu stai giudicando sei sicuramente un ego. E sei una meccanica, una traccia karmica che chissà come, dove hai preso e ti sei formato. Quindi il non giudizio è uno stato superiore, se vuoi, di pertinenza di persone che hanno comunque una, spessore, una statura morale che li rende capaci di farlo. In altri termini si potrebbe dire che hanno abbastanza potere personale per farlo, perché se non hai potere personale, energia libera, potenziale, non riesci neanche a fare questo, neanche volendo. Quindi, però è un discorso a rotazione, perché più riesci a stare in autoricordo, più liberi energia potenziale, sviluppi potere personale, quindi dopo ne hai di più per poter stare in autoricordo. Quindi è una cosa che va in progressione. La persona ovviamente che si approccia alle pratiche si deve solo preoccupare di provarci. Si mette e, seguendo queste logiche, più tempo possibile, più volte possibile, per ottenere quello stato di pace in cui in fondo anela la sua coscienza, lo ottiene non con un movimento, ma con un non movimento, è un non fare, è uno stato che espande e basta, sei lì e lo sei. Un po' come quando uno prende coscienza nei sogni. Se nel tuo sogno, addormentato, è un sogno. E se tu ti chiedi, sia nel sogno che fuori, nel sogno ti sembra di capirlo di più, ma se te lo chiedi poi da sveglio e dire stanotte mi sono svegliato nel sogno, come ho fatto? Cioè cos'è successo? Che cosa ho fatto? Qual è stato il movimento che è avvenuto perché io abbia preso coscienza? Non lo vedi, perché non c'è, è un non movimento ed è un appunto un non metodica, non è un fare, è un non fare. Uno stato, perché l'autoricordo è uno stato di coscienza in cui la persona diventa tutto un tratto in una posizione neutra e crea, appunto si disidentifica con la scena, con le emozioni che sta vivendo in quel momento, si discosta, le vede, dice non le nego, non le fermo, non le nego. Volete starci, ci sono, io non vi impedisco di vivere, non vi impedisco all'io di pensare, di provare, di odiare, di amare, fate quello che volete. Io voglio soltanto stare in questa posizione disidentificata, perché in questa posizione sto meglio. Inizialmente un approccio in quel modo, da quella posizione disidentificata puoi finalmente osservare quello che succede. Dici, fate che io qua tanto sono tranquillo. E l'io continua la sua dinamica, quindi si può dire che mi auto-osservo. Ok, dall'autoricordo posso mettermi nella posizione di auto-osservare. Una volta che vedo le dinamiche, vedrò che in qualche modo, malgrado la dinamica appare come un miasma di movimenti fluido, più o meno amorfo, posso notare che ci sono delle concentrazioni di attività egoica che posso chiamare quello è un io, quello è un io. Li posso nominare, dico, guarda, quello è una tendenza all'accentramento dovuto alla vanità, è una specie di io del megalomane e del come si dice? Dell'esibizionista, no? Per fare in questo esempio. Lo vedi come una rilevanza nel contesto, dici ah, questa è una vergenza nel movimento, no? E vedi un io, gli dai un nome, non è buono o cattivo, dici ah, questa dinamica funziona così, sì, vai avanti che ti vedo bene, ah, ecco. Ti colleghi al fatto che io ho paura di essere giudicato. Ho paura di essere giudicato? Ah, la sensazione la provi. Come mi giudicava mio padre? Davanti a mio fratello, con cui ho competitività come con quello. Ah, ecco perché l'ho fatto. E vedi la dinamica, ti accorgi. E senza giudicare, bello, brutto, grande, piccolo, no, è una sensazione di coscienza che espande, perché stai prendendo coscienza, ti stai svegliando.
quello è svegliarsi, perché quello avviene lo stesso. Ovvio che dopo che l'hai visto, tu lo isoli e dici ok, tu più o meno sei questa forma morfa, ma la parte centrale che riesco a vedere molto più chiaramente delle altre, più o meno è questa qua, lo senti, te ne accorgi. Quando isoli una parte più o meno, che ti sembra centrale, dalla macchia morfa isoli un nucleo che ti sembra denso, dici ok, questo nucleo lo vedo, la macchia mi sembra ancora morfa, forse più avanti definirò i suoi contorni più chiaramente e vi definirò anche i suoi collegamenti con altre macchie, ok? Che ci sono. Però per adesso, siccome si caccia un io per volta, si va a caccia di una preda per volta, vado a beccare questo. Quindi faccio la morte. La morte dell'io si basa su una manifestazione di volontà, quindi la scelta inconscia, se vuoi profonda, di tipo 1 e tipo 2, di cui dicevamo prima, dove c'è il tipo 1 che è felice stando felice nell'io, e il tipo 2 che anche se l'io è felice, non è felice perché c'è qualcosa dentro che non lo completa. Allora, nell'ottica del tipo 2, il tipo 2 deve per forza liberarsi di questa cosa, perché ha fatto una scelta, lui ha scelto inconsciamente chissà quando, una scelta arcaica, che è proprio il suo lignaggio, quindi in qualche modo noi arriviamo in un punto perché abbiamo già scelto, che, no, siamo il risultato di una conseguenza, il risultato di una scelta. Noi dobbiamo a quel punto ripetere la scelta, ma questa volta in maniera non inconscia, perché mentre come quando si disegna il calderone della mente, lo strato conscio, consapevole, è una minima parte, ma tutto quello che avviene sotto la soglia della coscienza a noi sfugge, è il pane dello strizza cervelli, è qui, cioè non ne frega nulla di cosa pensi tu, delle opinioni sulle cose, ti fa parlare per vedere tu, parlando, che cosa manifesti come tendenze, come attrazione o repulsione nei confronti di certi argomenti o di certe cose, così come te le espone, per capire a cosa si collega. Ecco, noi dobbiamo fare la stessa cosa, ma noi, stando dentro, siamo in una posizione molto più privilegiata, perché oltre a vederla e farci il ragionamento sopra, cosa che può fare da fuori lo stesso cervello, lo sentiamo. Sentiamo tutto di questo, sentiamo l'emozione di questa dinamica, perché ogni io ha mente, emozione e istinto, il terzo cervello, cioè quello tattile, motorio, istintivo e sessuale, pulsioni, no? Pensieri, emozioni e pulsioni. Queste tre cose ce le hanno tutti gli io, e quando tu vedi un io non vedi solo i suoi pensieri, sì anche, ma assieme al pensiero ti ricordi anche cosa provavi e ti ricordi anche tutto insieme fino a definirne un quadro che è una persona. Perché la persona è quello, la persona è il suo pensiero, la sua emozione è quello che prova, le sensazioni. Quando vedi un io in questo modo, più o meno hai un'idea di come è fatto. Più è nitida questa idea, e più il tuo lavoro, quando lo eliminerai, avrà un risultato tangibile ed evidente. Più è piccolo l'io o rarefatta la tua idea, minore sarà l'effetto di quello che hai fatto. Comunque sia, ognuno fa in misura del proprio potere, della propria capacità. E va fatto comunque, perché va esercitato il potere. Quello che dicevo, la scelta inconscia fatta chissà quando, perché immagina l'inconscio come un imbuto che va così e nello scendere è come se si avvicinasse al tempo zero. È come se il tempo qui fosse veramente il tempo lineare. Ma quando scendi nell'inconscio sembra quasi che ciò che c'è qui è più collegato col tempo della strada, per esempio. Nella strada il tempo è relativo. Più vai in profondità dell'inconscio, più quello che trovi nella parte più nascosta e profonda del tuo inconscio, forse qua, nascostissimo qua, è una tua esperienza quando eri bambino. Qua, con tutta probabilità, ci sono esperienze di chissà quanto, che ti caratterizzano comunque. Quindi nel momento in cui tu fai una relazione, eccetera, sai che quella scelta lì che avevi fatto, ne sei risultato, ma te ne freghi. Tu la devi fare qua la scelta. Quindi la prima cosa importante nella morte dell'io è la scelta di eliminare l'io, quella scelta inconscia, stavolta la fai consciamente. Può darsi che un praticante faccia questa pratica, ma in realtà lui è del tipo 1, quindi se ne hai raccontate tante di favole, ma in fondo lui la scelta che ha fatto in profondità non è quella di uccidere l'io, è l'altra, lui vuole stare bene, vuole stare per quello che fa, lui fa l'agnosi, fa la morte dell'io perché dice uccidendo l'io dopo non soffro più perché ho perso il cane. Ecco, questo tipo di scelta si pone in questo momento, perché quando farà la scelta di uccidere l'io consciamente sarà vuota e se neanche se ne renderà conto, forse se ne renderà conto nel fatto che non riesce, perché dice no ma io in realtà lo voglio uccidere,
Però avrà, sono sicuro che ce l'ha, ha come la percezione di un velo, di qualcosa che gli manca questa scelta. L'ha fatta, ma non è del tutto convinto. Ha qualcosa là che non vuole guardare. Perché se guardasse bene anche in quella direzione si renderebbe conto che questa scelta l'ha fatta parzializzata, cioè l'ha fatta a patto che però del tipo invece che ucciderlo l'ho chiuso nello sgabuzzino e gli ho detto di stare zitto lì. L'ha chiuso lì. Ecco, è una scelta fasulla. Comunque la scelta è l'inizio della morte. Una volta che tu hai fatto l'autosservazione, hai isolato il nodo, hai due metodi di morte dell'io che l'agnosi spiega, il maestro Samael ha spiegato. E uno è la morte lunga, se vuoi, che è la meditazione sulla morte, che è una pratica di visualizzazione. È una pratica di visualizzazione che si fa in più step successivi, come una sequenza di scene. È un po' come uno psicodramma alla Jodorowsky, però immaginare dentro la mente. Questo tipo di pratiche in realtà non sono nuove, ce ne sono tante per tanti scopi. Assomigliano anche un po' alla continua visualizzazione che abbiamo fatto l'altra volta. In buona sostanza, tu ricreando nella tua immaginazione, in un mondo simulato fatto con la fantasia, una scena con personaggi, la logica della psiche fa sì che se tu in quella scena elimini e uccidi, vedi morire un personaggio, nella misura in cui quel personaggio era denso e costruito con attenzione, come se fosse vero, e in quella misura tale, quel personaggio, se tu lo elimini nella scena, muore veramente. O in qualche modo, evochi una morte effettiva nella tua psiche di quel personaggio che lui rappresentava. Quindi la prima cosa che devo fare è quell'io raffigurarlo. Normalmente la persona è invitata in questa pratica a immaginarsi una stanza, una scena dove, dopo ti spiego perché queste pratiche si usano frequentemente in tanti modi diversi, no? In una scena in cui in qualche modo c'è un giudice, eccetera, eccetera, e ci sono qua, c'è il banco degli accusati, e qua c'è il banco dei giurati, cioè ci sei tu se vuoi, le parti della tua coscienza, l'anima, eccetera, ok? Nella scena tu devi visualizzare la tua madre divina, più o meno qua, la madre divina, che è l'elemento, l'icona che rappresenta una parte del tuo Dio interno, una parte della tua coscienza o della tua essenza, nel suo aspetto raffigurato più simile agli attributi del femminino, è la madre divina, che è Maria, è la Madonna. La Madonna, la madre divina, che ha è quella che detiene il fuoco. La magia è quasi tutta della madre. Il fuoco elettrico, la vita, la forza vitale, il potere di creare e distruggere. È un attributo della madre ed è per quello che tu chiami la madre, la tua è una parte del tuo essere. Ma in autocoscienza tu sei la coscienza che guarda, seppure sei silenzioso così. Quando fai questa visualizzazione, in questo caso, evochi la presenza reale della tua madre divina, che si vede qua, che si mette qui la madre divina, e faccio tutta l'aureola per far capire. La madre divina, essendo la portatrice del potere elettrico, del fuoco serpentino, la si raffigura anche con una lancia, che è un emblema, un simbolo, sia della caratteristica fallica, che è legata anche proprio al potere elettrico e del fuoco, sia anche come un segno di comando, perché la lancia comunque è qualcosa che rappresentava, mi pare, della tradizione anche romana, la lancia aveva un significato di questo tipo. Comunque sia, da quel lato mette la madre divina. Sul banco degli accusati fai entrare, questi li fa entrare, è utile farli entrare. Uno se lo può immaginare anche diretti così, ma un conto è vedere una foto, un conto è vedere un film, no? Quando vedi una foto ti dà un'intensità. Se è la stessa scena, invece che essere un fotogramma di una foto, ma ti vedi tutto,
vedi quando sono entrati, puoi vedere che le persone, poi immaginate, puoi sentire l'odore, più elementi aggiungi, più è nitido e più è profondo dentro di te questa visualizzazione e assomiglia a un fatto reale. Tu porti dentro questa scena, qui c'è la madre divina, qua fa entrare l'io, che tu hai visto, questo, Pippo. Quando entra Pippo qui, lo metti qui, Pippo, e gli leggi quello che hai scoperto su di lui. Per cui, nella tua analisi, questa è un'analisi lunga, e poi è più profondo questo lavoro, si fa la sera, normalmente si fa prima di andare a coricarsi, quindi il momento di raccoglimento, sei solo con te stesso, se c'è anche qualcuno non cambia, perché noi siamo sempre soli con noi stessi, anche se c'è qualcuno, quindi ti metti lì nella tua esotericità, parte interna, ti rilassi, sai che hai visto questo io, perché tu nella giornata ti sei auto-osservato, e la persona che si auto-osserva, quando va a dormire, si ricorda cosa provava dentro, non si ricorda solo tutti i fatti esteriori, si ricorda anche tutti gli stati interni che aveva quando vedeva queste cose. Quindi ha tutto un film interno di stati interni. Quando va a dormire, fa una specie di ricapitolazione di queste cose che ha vissuto durante la giornata. Quindi dal momento in cui si sdraia nel letto, fa la ricapitolazione. Sì, o retrospezione. Mi confondo sempre con questa. Retrospezione. Retrospezione. La caratteristica della retrospezione, questo disegno sta diventando un po' confusino, beh, iniziamo da qui, la retrospezione è qui, stiamo da qui. Retrospezione, come prima fase della morte, poi qui cancelliamo dopo. La retrospezione è come un film che si svolge dalle sue bobine, si svolge in questa direzione, ok? E qui c'è la macchina da presa, il proiettore, lo schermo, e man mano gira, durante la nostra giornata ci fa vedere le immagini del film. Quando faccio la retrospezione, inverto, per cui il film gira al contrario, le immagini si presentano al contrario. Pronto? Sì? Buongiorno. Grazie. Buongiorno.